Eccoci qua, un bentornati a tutti. Con le lezioni di Sagrera siamo arrivati alla lezione numero 31. Con la lezione numero 31 inizia anche il quinto blocco. La mano destra continua ad alternare l'indice e il medio, quindi andiamo a vedere le note del quinto blocco. Le note del quinto blocco sono in ordine il Mi, sesta corda a vuoto, e il Fa, primo tasto, sesta corda. Queste sono le ultime note che Sagrera ci fa conoscere nei primi tre tasti della tastiera. Sono tutte note naturali, fino adesso ci ha presentato solo note naturali, senza nessuna alterazione. Ok? Quindi andiamo a vedere l'esercizio, in ordine sarà così. Sesta corda a vuoto, che è un Mi. Col dito indice della mano sinistra suoneremo il primo tasto della sesta corda, che è un Fa. Poi col dito anulare, sempre della mano sinistra, suoneremo il terzo tasto della sesta corda, che è un Sol. La quinta corda a vuoto, che è un La. Col dito medio suoneremo il secondo tasto della quinta corda, che è un Si. Poi torneremo alla quinta corda a vuoto, che è un La. Col dito anulare andremo al terzo tasto, sesta corda, che è un Sol. Col dito indice al primo tasto della sesta corda, che è un Fa. E infine la sesta corda a vuoto, che è un Mi. Quindi ora vi dico solo le note. Si parte con Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi. Ok? Lo rifacciamo. Si parte con Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa e Mi per finire. L'esercizio non è particolarmente difficile, anche perché l'abbiamo già visto. Quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando all'esercizio numero 32. Ciao ciao!